che mi massacreranno durante l'anno. No, fate scherzi, questi i nostri compagni di viaggio, quindi adesso diamo la parola a loro, dai. Io credo che l'introduzione non ci sia bisogno neanche di farla, i giocatori sapete chi sono. Ripeto, noi ci tenevamo a partire e a presentare qualcuno di importante, questi sono giocatori che noi volevamo fortemente, chi per un motivo, chi per un altro, e credo che siamo più che soddisfatti di aver raggiunto obiettivi che ci eravamo posti già da diversi mesi. Ovviamente le situazioni di mercato, le trattative non sono sempre semplicissime, per un motivo o per un altro, è inutile che stiamo qui a rispiegare tante cose, tante situazioni. Quindi adesso lascio la parola a loro, toglietevi tutte le curiosità che volete. Domande? Sono Sandro Giovanni, a Gazzetta di Parma. Abbatta voce alta, ragazzi. Volevo chiedere a Evacco e a Noccioline la stessa domanda in modo diverso. Quanto è stato difficile arrivare a Parma, visto che lei aveva un legame con Novara, invece per lei è un debutto tra i professionisti. Beh, sicuramente io ho vissuto 2 anni a Novara fantastici da capitano. Abbiamo vinto un campionato, abbiamo scalato inaspettatamente la Serie A l'anno scorso, quindi si è creato un rapporto al di là di quello professionale anche a livello umano, con la dirigenza, con il direttore sportivo Teti, col presidente, quindi è sempre difficile lasciare una realtà dove sei stato bene, però per me questa era un'occasione importantissima, un'occasione di poter vestire comunque una maglia gloriosa come quella del Parma e di poter dare un contributo, speriamo decisivo, per una risalita per un club che insomma 2 anni fa ha vissuto un fallimento e che ci tiene a ritornare nelle categorie superiori nel più breve tempo possibile. Io non ho un passato come il suo, perché l'anno scorso comunque ero nel Forlì, avevamo già giocato contro al Parma e niente, io comunque appena ho sentito il direttore che c'era la possibilità di venire qua, e per me era un grandissimo onore, insomma, venire accostato a una società come il Parma e avere la possibilità di mettermi in gioco con questa squadra, con questa società, e cercherò anch'io, mi ha detto Felice, di dare il mio contributo per riportare questa squadra nel calcio che conta. Faccio l'ultima domanda da parte mia. A Evacuo volevo chiedere quanto può essere difficile vincere una Lega propria, che c'è un po' questa sensazione, la stessa domanda che facevamo l'anno scorso all'inizio stagione, cioè ai giocatori, cioè c'è un po' l'obbligo di vincere, la sensazione che si potesse vincere, ma la Lega Pro è un'altra cosa rispetto alla Serie D. E invece a Nocciolini volevo dire che ruolo pensa di ritagliarsi all'interno di questo Parma. Beh, sicuramente un campionato sicuramente più competitivo di quello dei dilettanti, e partire tra virgolette tra le squadre favorite o perlomeno quelle più attrezzate per la promozione è sempre un po' particolare, perché gli altri ti affrontano sapendo che sei più forte, quindi sono più attenti, più decisi, però credo che se si riesce a costruire in breve tempo uno spogliatoio importante dove ci sia alchimia, dove regni la serenità e il professionismo, penso che si possa sicuramente arrivare a questo obiettivo. Io non credo che ci siano dei ruoli prestabiliti, insomma, uno deve giocare, quell'altro no. Io comunque sono venuto qua con questa opportunità di mettermi in gioco e lavorerò giorno dopo giorno per cercare di ritagliarmi uno spazio importante in questa squadra. Comunque penso che l'obiettivo finale sia uguale per tutti, quindi tutti lavoreremo per arrivare al solito obiettivo. Buongiorno, sono Nicolo Falle di Panotagin.it, una domanda per entrambi, prima per Manuel. Ho sentito delle parole di Gatta, il tuo ex tecnico al Forlì, che diceva cioè, per i mezzi che ha a disposizione Manuel dovrebbe giocare in Serie B come minimo, dicendo anche che è stata un po' colpa. Parma da sempre è stata una piazza che ha valorizzato spesso anche giocatori di questo tipo che prima in altri posti non potevano esprimersi al meglio. Tu conti anche su questo, cioè sì, che sia stato importante anche questo. Sì, certo, con Gata un ottimo rapporto, anche l'anno scorso molte volte mi ripeteva questa cosa
forse ho buttato via un pochino di qualche annata e ora sto cercando di riprendermi. Piano piano, l'anno scorso è stata un'ottima annata e quest'anno spero di fare ancora meglio. Per Felice, nell'attuale Parma, anche tra i confermati sono giocatori che conosci, credo, perché mi chiede anche Quarbi, se non sbaglio. Hai parlato con loro, cosa abbiamo detto? In realtà ci avevo parlato anche l'anno scorso, perché comunque sono due ragazzi con cui abbiamo mantenuto i rapporti, quindi ci sentiamo spesso. E la presentazione, insomma, della città, della piazza, non c'era bisogno, insomma, che me la facessero loro, perché Parma ha una storia gloriosa, quindi sono, come dicevo prima, sono orgogliosissimo di essere stato scelto, di essere qui, e sperando di poter dare un contributo decisivo, perché comunque, come hai detto tu, vado ad inserire un gruppo già formato, e quindi spero di poter incidere su quello che è già stato fatto di buono l'anno scorso. Sì, direttore, allora, sono arrivati due giocatori prima del poi la Smith da tutte e due, diciamo così, poi ve lo vedete voi. Quanti altri giocatori pensate di portare prima di domenica, prima dell'inizio comunque ufficiale della stagione? Ma noi, come ha detto il presidente, così stiamo lavorando lacrimente da un mese e mezzo, due. Sento anch'io i rumor, cioè tutti erano preoccupati perché non arrivavano i giocatori, magari scrivete anche di altre squadre che comprano e fanno un set di giocatori. Noi le idee le abbiamo molto chiare, le operazioni sono quasi tutte impostate, almeno quelle che sono così i nostri obiettivi principali, e è normale che in questo momento bisogna anche far coincidere quelli che sono i parametri economici con le volontà dei giocatori, soprattutto le volontà delle altre società, perché come nel caso di Evacuo si tratta di giocatori che, essendo bravi, sono vincolati alla società, e quindi dobbiamo trovare anche degli accordi non solo con i singoli giocatori ma anche con gli altri club. Però abbiamo perlomeno altre 4-5 operazioni che sono già definite per la stragrande maggioranza di quelle che sono così quelle che sono le condizioni. Manca il sigillo finale, per cui non vogliamo neanche affrettare i tempi. Se riusciremo a fare qualcosa prima della fine settimana sarebbe meglio per tutti, perché credo che sia logico e intuibile il fatto che cominciare con una squadra già assemblata agevola il lavoro dell'allenatore, ci portiamo e acquistiamo tempo. Però anche è vero che siamo consapevoli che non dobbiamo fare tutto in fretta e di corsa, e vediamo. Potrebbero essere 2 o 3, però potrebbero essere anche 0, come potrebbero essere 4 o 5. Perché il ruolo più o meno? Cioè, ormai l'abbiamo spiegato, rispiegato, non credo che sia, cioè, mi sembra una domanda, basta guardare la nostra rosa e capire i ruoli dove mancano. Mi sembra che l'abbiamo già detto e ripetuto 1000 volte, però se vuoi te lo ripeto: ci mancano 2 difensori centrali, gli esterni di difesa, un centrocampista e probabilmente un altro attaccante. Senti, potrebbe, al di là di Adorni che dovrebbe uscire quasi sicuramente, potrebbero esserci altre uscite da qui alla fine del mercato, dei cosiddetti confermati della prima ora, cioè della vecchia rosa? Noi abbiamo riconfermato i giocatori che avete visto. È ovvio che sta strada facendo, cioè accorgessimo che si può correggere qualcosa e migliorare, lo valutiamo, però ad oggi questi sono stati confermati, sono con noi e fanno il percorso con noi. Poi, come dico, nel futuro non c'è mai certezza, però l'idea è quella di partire con questo gruppo qui. Altre domande? Tornando a Manuel e a Felice, per quanto riguarda un discorso di modulo, al di là che la risposta tipica è in qualsiasi ruolo l'importante è giocare, però in quale modulo vi trovate meglio? Io credo che potete anche coesistere, al di là di quelli che saranno altri arrivi eventuali eccetera, in quale modulo vi trovate meglio secondo il vostro modo di giocare? Io mi sono sempre trovato bene come seconda punta, o comunque quest'anno a Forlì ho sempre fatto l'esterno della destra, però dai, diciamo il ruolo che preferisco è la seconda punta. Io per caratteristiche sono sempre avanti da avere rigore, quindi c'è il tempo che trova, veramente, nel senso che sono centravanti, quindi posso giocare a 4-4-2, nel 5-3-2, nel 4-2-3-1, nel senso non terminare l'offensivo.
Domande? A posto? Perfetto, grazie a tutti.